fare davvero a Taranto cultura con la C maiuscola, e per far ciò occorre immettere la nostra realtà in un circuito nazionale ed internazionale di rapporti culturali con altre realtà, con altre città. Penso alla Sicilia, alle realtà della Sicilia, ovviamente per le affinità magno-greche. E siamo con la professoressa Giovanna Bonivento, che è il nostro assessore designato ai beni culturali ed ambientali, alla pubblica istruzione e alla università. E allora abbiamo qui delle immagini, delle sculture che ci rappresentano Agrigento, e quindi parliamo di questa necessità di sprovincializzare Taranto e di farla respirare in circuiti culturali nazionali ed internazionali. Ad onor del vero, sono bene 60 gli anni da cui è nato a Taranto il convegno di studi della Magna Grecia, ma qua si tratta di circuitare i contenuti che riguardano il prossimo convegno di studi sulla Magna Grecia, ed è fondamentale ricordarlo. Quando si terrà? Si terrà a settembre, prima settimana di settembre, a Taranto, ed è basato sui rapporti fra Taranto e Siracusa, entrambe città di tradizione dorica. Siracusa, grande amica, sorella di Taranto, con il porto aperto alle navi di Dionigi, che è colui che poi regalò ai tarantini un meraviglioso lampadario con tantissime luci per il Pritaneo, cioè per il palazzo in cui venivano ricevuti gli stranieri nella città vecchia. Ecco, ora, parlando di città vecchia, noto le analogie proprio strutturali, fisiche, tra il nostro borgo antico, la nostra città vecchia, e Ortigia, l'isola di Ortigia, solo che lì l'isola di Ortigia ora è una realtà turistica eccezionale. La nostra città vecchia purtroppo è sempre più decadente e riceve piccoli interventi di riqualificazione a macchia di leopardo per tamponare qui e lì, ma non c'è un progetto, come dire, a 360 gradi. Eppure Ortigia è una meraviglia. Vedo la nostra città vecchia e provo rabbia. I siracusani si vanno a prendere il caffè sul mare, perché sono state praticamente tutelate le vecchie. C'è anche il ponte di Ortigia, come il ponte che porta Ortigia come il nostro. Le installazioni delle spiagge, le installazioni marinare, marittime siracusane dell'isola di Siracusa sono bar, sono luoghi di ritrovo. Esistono, noi avevamo gli stabilimenti balneari a Taranto, non ce n'è più uno, insomma. Quindi adesso ricordo proprio benissimo a Ortigia la presenza di questi stabilimenti. Certo, ci vuole molta sinergia, ci vuole amore, forza e coraggio. Coraggio, che vuol dire dal cuore, fare le cose col cuore. Ma se si ama la città bisogna fare di tutto, ma di tutto insieme, affinché recuperi la sua identità. Abbiamo anche, proprio superando il ponte di Ortigia, proprio il ponte che porta a Ortigia, ci sono, se non ricordo male, delle colonne doriche, proprio simili alle nostre che abbiamo appunto subito dopo il ponte Girevoli. C'è un'analogia enorme, un minimo comune denominatore tra queste due realtà, Taranto e Siracusa, perché hanno ovviamente un fondo storico comune, solo che lì hanno saputo fare cultura e turismo e noi invece no. Non è mai troppo tardi, noi ce la faremo, dobbiamo farcela, dobbiamo avere proprio la forza di mettere all'attenzione degli stakeholders, dei portatori di interesse, che non sono solo interessi di carattere economico, ma sono anche di carattere sociale, civico,
tante associazioni possono essere coinvolte. Coinvolgimento appunto delle varie realtà a 360 gradi. Beh, e la programmazione io la vedrei così, cioè sinergica, dal basso e portatrice di valori, ma non solo economici naturalmente.